Prima di iniziare con il video ci tenevo a dirvi che ragazzi, i file che io vi metto a disposizione, quelli in descrizione che sono miei, ragazzi, sono fatti da me, cioè sono un duro lavoro di un vecchio server spento ormai. Quindi io vi invito a non usarli per fatti vostri, cioè nel senso, potete usarli per farvi il vostro server, eccetera. Però ragazzi, la riproduzione e l'uso in riproduzione di altri video è severamente vietata. Quindi state attenti a come usate questi file, non usateli appunto per fare i vostri video, comunque roba del genere, comunque li plagiate, perché se no, se li usate per fare dei video vostri, andrete incontro a copy strike e magari anche a qualcosa di legale, perché comunque sono roba mia e sono marchiati Ricky03. Quindi state attenti e buona visione. Salve ragazzi, sono Ricky, oggi siamo in un nuovo video tutorial. In questo video siamo attualmente nel settimo episodio di come creare un server FVM. Oggi vi farò vedere come appunto andare ad inserire armi personalizzate, auto personalizzate e mappe personalizzate all'interno del vostro server. Come potete vedere, abbiamo già dei bei pacchetti pronti, come al solito. Io vi ricordo di iscrivervi al canale. Vi ringrazio molto per i 1000 iscritti, arriverà sicuramente uno speciale in cui andremo a fare qualcosa di speciale, appunto non sarà uno speciale incentrato sulla serie, però naturalmente io vi ringrazio anche molto e vi ricordo per supportare il canale iscrivetevi, arriviamo a 1050 iscritti per il prossimo episodio, cioè che cosa significa? Noi adesso siamo a 1500 iscritti. Basta che invitate 45 amici ad iscriversi al canale. Ragazzi, vi faccio uscire il prossimo episodio subito, subito. Naturalmente vi ricordo di lasciare un bel like e di entrare nel Discord in descrizione nel caso voi aveste qualche problema con appunto il vostro server FVM, perché vi posso rispondere io, vi possono rispondere gli altri utenti e naturalmente creiamo una buona community. Comunque, bando alle ciance. Andiamo appunto a vedere cosa andiamo a fare oggi. Naturalmente qui c'è il pacchetto nostro dell'episodio 7 che vi ho già preparato, che non è completo ancora. E poi abbiamo la nostra cartella resources, quindi il nostro server. Andiamo a incentrarci sul pacchetto dell'episodio 7. Allora, appena lo aprirete avrete quattro cartelle. Add-on Maps e Replace. Che cosa sono queste cartelle? Queste tre cartelle particolari. Add-on sono, ci troverete i file appunto per trasformare le vostre macchine in add-on. Dentro Maps troverete i file per far trasformare, per appunto far andare le vostre mappe nel gioco. E invece in Replace troverete i file per appunto andare a trasformare le vostre auto in Replace. Naturalmente, come facciamo a fare una roba del genere? Ve lo dico subito. Naturalmente, per fare una roba del genere, tipo mettere una macchina in add-on, che è, diciamo, una cosa più facile, basta andare su GTA 5 Mods. Ok ragazzi, siamo su GTA 5 Mods. Ovviamente andate nella sezione Vehicles, andate anche magari andate anche magari a mettere quelle più belle, quindi le più scaricate. Potete vedere tipo la Nissan GT-R, questa bellissima. Questa Nissan GT-R, voi l'andrete a scaricare. Ragazzi, ci sono delle procedure particolarmente particolari da fare per appunto prendere la macchina in sé per sé. Dovete scaricare Open 4, dove con Open 4, che andrete a scaricare sempre dal GTA 5 Mods. Andando a scaricare di qua, voi potrete appunto aprire una macchina, nel senso che voi potrete andare a vedere i file della macchina. E adesso, nel caso, andiamo a darci un'occhiata. Eccoci qua sul sito di Open 4. Naturalmente, come al solito, vi lascerò il link del sito in descrizione. Basta che schiacciate Open 4 Download Now e vi partirà l'avvio del setup. Eccoci qua, una volta aperto Open 4, l'unica cosa che dovete fare è andare a scegliere
Grand Theft Auto, Windows, vi chiederà la directory del della vostra cartella di GTA. Adesso io la andrò a scegliere. Ecco qua, ho trovato GTA 5, dice che funziona, quindi andiamo a continuare. Ok, vi avrò aperto Open 4, mettete no thanks e quindi voi avrete Open 4 aperto facilmente. Adesso che cosa andiamo a fare? Andiamo a provare a scaricare un'auto. Ok, nel nostro caso andiamo a scegliere la 2017 Nissan GT-R, che è quella più famosa di questo sito. Ora andiamo a scaricare, bottone verde, e vi scaricherà un archivio abbastanza grande. Lo andremo ad aprire. Ok, come potete vedere, vi apre il pacchetto con la GTR e appunto trovate questo DLC.rpf che andremo ad aprire tramite Open 4. Oh, per andare ad aprire questo tipo di file, andate a scegliere una directory in questo modo: Open Folder, andate ad aprire la directory che vi serve. In questo caso, io ho messo il dlc.rpf dentro la cartella episodio 7. Avendo aperto la cartella episodio 7, mi trova il dlc.rpf. Andiamo a double cliccare. Naturalmente andiamo in edit mode, qui ci dice di andare in edit mode. Andiamo in edit mode, ma non credo cambi qualcosa in questo caso, ma comunque noi teniamo l'edit mode. Allora, i file che vi ci servono precisamente, dovete andare in data e dovete trovare appunto questi Carcol, Scarvation, DLC Text. Ok, tutti questi file ci servono assolutamente. Per fare una macchina in replace ci serve assolutamente questa cosa, o comunque in add-on. Quindi prendiamo in esempio in add-on, andiamo ad aprire il nostro file, appunto troveremo questi due file che sono obbligatori per ogni macchina. In questo caso ne andiamo a prendere i nostri file Carcol, Scarvation, questi file, li andiamo a prendere e andiamo a spostare dentro la cartella della macchina. Appunto, voi rinumererete questa cartella con il nome della macchina, con il codice della macchina, che poi andremo a vedere. Nella cartella stream ci servirà a mettere appunto l'auto. Adesso vi faccio vedere come andare a prendere l'auto. Torniamo indietro, i64, Vehicles RPF. E trovate GTR.YTF, GTR-HI.YFT e GTR-ITD. Questi file, ragazzi, questi qui vanno messi appunto qui in stream. Come potete vedere, si chiamano GTR perché appunto il codice dello spawn della nostra auto, di questa macchina, sarà GTR. Quindi faremo il comando slash car GTR. Facendo questo comando ci spawnerà la GTR. Quindi io vi consiglio, per tenere in ordine ogni auto, di rinominare appunto la cartella in cui terrete questi file, questo stream resource lua. In questo caso la mia cartella si chiama add-on, ma ve la rinominerete in GTR, così da ricordarvi appunto il codice della macchina facilmente. Naturalmente io adesso vado ad eliminare questi file perché non ci servono. Questo è il template che vi passo io da mettere. Poi andiamo a vedere per i replace, stessa cosa, va messi i file, quei file di testo qui e i file della macchina qui, come prima, la stessa cosa. Invece per le mappe facilmente è mo molto più facile di quello che sembra. Andate a scaricare una mappa sempre da GTA 5 Mods, ovviamente vi ripeto, vi lascerò i link in descrizione di questi siti. Andate nella cartella stream e ci saranno, tipo, dentro il file che andrete a scaricare dalla mappa, ci saranno i file YTD, o comunque sempre file tipo quelli là della GTR. Ci saranno dei file tipo quelli, ma file tipo YTD, non file di testo. Quei file li andrete a mettere qua dentro. Vi faccio un esempio. Dentro la cartella resources, ragazzi, troverete appunto nella cartella episodio 7, che vi lascio il link in descrizione, che io vi lascio, troverete un sacco di cose interessanti. Andiamo a vedere che cosa troveremo. Troveremo armi,
armi particolari, praticamente sono armi sostitutive a quelle che sono già nel gioco, solo molto più realistiche di quelle che ci sono nel gioco base. Quindi voi, queste appunto sono tutte le armi fatte al replace di quelle lì che ci sono già. E basta, praticamente per mettere le armi non c'è niente di particolare, basta mettere questa cartella stream. Se volete mettere altre armi oltre a queste qui, basta che buttate file YDR qua dentro e avete fatto. Troverete tante auto, ce ne sono una marea, ragazzi. Vi sto regalando auto che naturalmente non sono, come posso dire, regalate, sono comunque auto di GTA 5 mods, ma vi risparmio un sacco di lavoro perché è veramente tanto, tanto, tanto lavoro questo. Quindi solo per questo dovete lasciare un'iscrizione e un like, vi ricordo. E per le mappe, come vi stavo dicendo prima, per farvi un esempio di una mappa, come metterla, rinominate la mappa appunto magari centrale, questa è centrale di polizia, la rinominate e dentro ci avrete questi file qui. Come potete vedere, client Lua, questo che roba è? Ah, appunto sono le coordinate dell'interior, no, niente di particolare, ma alcune mappe potrebbero averlo, alcune no. Naturalmente nello stream avrete questi file YDR. Quindi, ricapitolando, se dovete mettere una mappa, basta che usate il template per le mappe che trovate qui, maps, che trovate nella cartella episodio 7 che vi lascio in descrizione, ovviamente nel file. Basta che aprite il template e dentro la cartella stream ci mettete i file YDR che trovate dentro i file che andate a scaricare da GTA 5 Mods per le mappe. Io vi ricordo, quindi, ricapitolando tutto da capo, add-on template per le auto add-on, maps, ci sono i template per aggiungere le mappe al gioco, replace. Sono dei template per mettere le macchine in add-on. Resources, dentro la cartella resources troverete di tutto e di più, ragazzi. Se voi andate ad aggiungere queste cartelle al vostro server, avrete armi, auto e mappe personalizzate. Naturalmente queste sono trovate su GTA 5 Mods e non sono solo per farvi risparmiare tempo, molto molto tempo, ragazzi. Auto funzionanti già provate tutto al 100%. Questo non lo troverete. Naturalmente, andiamo a chiudere OpenIV. Oltre qui andrete a trovare il file server.cfg che andremo a modificare adesso. Eccoci qui nel nostro server CFG modificato, ragazzi. Quello che dobbiamo andare ad aggiungere facilmente è il nome delle auto che andremo a mettere nel nostro server. Quindi, se noi andiamo a creare tipo una cartella come prima. È stata creata per la GTR, dovremmo andare a scrivere nel server CFG start GTR, come in questo caso tipo start Nismo 20, che è sempre un tipo di macchina. Qui ci sono tutte le macchine che troverete dentro il pacchetto, qui ci sono anche le mappe naturalmente e niente ragazzi, qui è come si aggiunge un'auto, in pratica basta che aggiungete il nome dello script, in questo caso tra virgolette script, ma è una mappa o comunque una macchina e si aggiungerà magicamente al vostro. In questo caso noi abbiamo finito, andiamo a inserire queste cose nel nostro server facilmente. Nel mio caso abbiamo armi, auto e maps. Quello che possiamo fare è prendere queste, fare un bel copia, darle incollarla qui nella cartella resources. Ok ragazzi, una volta passati i file, una volta inseriti nel nostro server CFG, possiamo andare a startare il nostro server. Siccome molto ve l'avete chiesto ragazzi, adesso vi spiego come mettervi super admin o comunque con i comandi nel vostro server. Facilmente dovete andare nella colonna users, nella tabella users, trovare appunto il vostro personaggio e andare precisamente nella sezione permission level e group. Allora, permission level andate a mettere 4. E un gruppo mettete super admin così uscirà così e voi avrete i comandi in gioco.
Naturalmente, per avere meglio dei comandi migliori, vi farò vedere come mettere qualche menu per appunto il menu di admin. Quindi rimanete sintonizzati per i prossimi video. Vi ricordo di iscrivervi a 1050 iscritti. Prossimo video. Eccoci in gioco con il nostro personaggio, ragazzi. Come potete vedere, si abbiamo anche messo la modalità. Che appunto abbiamo dei comandi, facciamo slash car, nome della macchina, in questo caso mettiamo Nismo 20, che è una delle macchine che vi ho dato, e ve la spawnerà così, ragazzi. Io ho fatto vedere tutto. Naturalmente qua, come possiamo vedere, abbiamo anche la mappa della centrale che siamo andati a mettere, con il cancello, con gli alberi, eccetera. E niente, ragazzi. Io oggi, per oggi ho finito, ragazzi. Noi naturalmente ci vediamo con un prossimo video a 1050 iscritti. Prossimo video, ragazzi, vi ricordo. Quindi, ragazzi, iscrivetevi in tanti. Supportate il canale, lasciate un bel like al video, naturalmente. Spolliciate più non posso. Seguitemi sugli altri social, naturalmente su Twitch ogni sera alle 21 faccio live. E niente, noi ci vediamo in un prossimo tutorial e in un prossimo video. Ciao, ragazzi.